Poi con mano che tira a fezzeppola, a Napoli così diciamo, ed è quello che adesso andiamo a fare, le zeppole, che è una cosa semplicissima, potete fare per dare un qualche cosa in più alla vostra cena, per divertimento, per assaggiare un qualche cosa che vi dà dei ricordi di quando eravate bambini, che tra i mercati di Napoli passeggiando ce l'avevate sempre una in mano. Per fare la zeppola, quattro sono gli ingredienti: acqua, farina, sale e lievito, basta, non ci mettete niente più. Non ci mettete l'ora, addirittura uno mi disse ci posso mettere le uova, e mica mi ha fatto otto, ma fa zeppo. Sì, l'impasto per fare le zeppole è uguale all'impasto per fare le pizze, l'unica cosa che cambia sono le dosi. Le dosi quali sono? Mezzo litro d'acqua, ed sono sempre il rapporto di 1 a 1, quindi mezzo chilo di farina. Dopodiché un pezzetto di lievito da 25 grammi e sale quanto basta, un pizzico, se poi vogliamo essere pignoli, precisi, una quindicina di grammi. Ecco, proprio esagerato, va bene? Ecco qua, abbiamo il nostro lievito e lo sciogliamo nell'acqua come se fosse una saponetta, così, in questo modo qua, vedete? Guardate, vedete? Inizia a sciogliersi. Guardate, vedete? Inizia a sciogliersi. Oltre che si è sciolto bene bene, vedete? Si fa con le mani, non si usa il fustino o qualche altra cosa, si fa che mai, se proprio vi antipate mettetevi guanti, che vi devo dire. Però vedete? Non è rimasto nemmeno un po' più di lievito attaccato. Quindi aggiungiamo la farina, ecco qua, un terzo per volta, quindi in 3 volte la mettiamo tutta, ok? Vedete come è morbida, vedete? Come se fosse quasi una crema. Ah, non ci dimentichiamo, il sale, abbiamo detto una quindicina di grammi, ma più o meno è così. Questa è la quantità all'incirca. Abbiamo finito. Qua dentro non ci va più niente. Lentamente, se no vola la farina dappertutto, non si sa mai, lo fate a casa vostra moglie, vedete che vi combino dopo. Una volta che è arrivato così, ecco qua, vedete? Dovete lavorare almeno un paio d'ore così, ah, sto scherzando, con 5 minuti vanno più che bene, 5-6 minuti. Vediamo com'è bello. Bello sul muro, schiaffeggiatela, la bambina facevano sta 2 ore a farsi questa pizza, le bacinelle che sa valere, le zippo. Una volta avete fatto questo servizio, 4-5 euro, un po' di pellicola su, ci vediamo dopo. Eccolo qua, guardate come è bello, guardate come si muove, guardate come si muove. O a questo punto, ci sono due tecniche, quella là professionale che prevede che con una mano si prende e si lancia nella friggitrice, siccome non tutti voi la sanno fare questa cosa, io vi faccio vedere la tecnica che più o meno potete fare tutti quanti a casa, sia quale, con 2 cucciai bagnati, vedete, con uno spinghiamo un po' con l'altro, spingiamo verso la friggitrice, va bene? Ok, andiamo in friggere, faccio vedere subito.
ovviamente nelle pizzerie non si fa in questo modo qua, però se vi faccio vedere come facciamo noi, voi sicuramente a casa non ci riuscirete a farlo. Quindi con i due cucchiai abbiamo risolto il problema, lo potete fare anche voi a casa. Olio bollente, mi raccomando, eh? Olio di semi di girasole, niente di particolare. Sale generoso, siate generosi con il sale. E poi generoso per con cosciuto. Che cosa dico fa? Queste si possono fare quelle con le alghe, magari le potete aprire, ci mettete, che ne so, un po' di ricotta fresca. Ci sono quella versione con l'alice salate dentro, però questa classica seppola napoletana, quella là che andavamo a comprare. Quando eravamo bambini magari c'era una festa di quartiere, una festa particolare, dove c'era sempre un zuppolaiolo che ti vendeva le zeppole. State attenti, che quello che faceva fesso, sapete perché? Vendeva 1000 lire di zeppole e te ne dava 10. Pigliava un puppetino e te le contava, faceva così, uno, due, metteva dentro, poi questa qua la lasciava, quattro, hai capito? Qua c'era sempre quella là che lui si fregava. Vabbè, ma questo è un aneddoto simpatico, ma non esistono manco più. Comunque eccole qua. Guardate, vedete, come cosa?